ben seguite che consentano alle forze di polizia di avere un'operazione di oggi, è un'operazione importante come fiducia evidente al narcotraffico, gara del Tibonese e con appartenenti a Domingo che è europeo in Olanda e per questo consentite un grande ringraziamento dello SCICO che è la componente specialistica a competenza nazionale della guardia porta avanti sia a livello nazionale che internazionale, ma non solo coordina, integra, soprattutto per le relazioni internazionali è stato di un fondamentale ausilio affinché il lavoro a questi importanti arresti. L'organizzazione, e poi passo subito la parola, era particolarmente pericolosa perché carichi di cocaina, perché bloccati da contingenze del momento, tipo rivolte in Venezuela. Grazie per essere venuti. Partiamo da dove siamo rimasti sabato con tutti il notiziario e ricorderete il mio brevissimo intervento sul punto di situazione com'era e com'è e le forze dell'ordine e quando ho parlato rivoluzione che stiamo portando avanti, non solo avendo credendo il generale Barbera. Il generale Barbera con il quale per almeno 4, quasi 5 anni abbiamo lavorato durante e c'è stata, cioè il lavorare con la guardia dal comandante generale della Guardia di Finanza, Toschi, dal capo comandante dello SCICO, cioè la struttura che coordina tutte le specialistiche d'Italia della Guardia di Finanza, me lo trovo qui. Per fare indagini nel mondo bisogna avere quel know-how, ma soprattutto bisogna avere con gli altri stati, con le forze dell'ordine sudamericane o europee, che non è una cosa semplice internazionale. Il problema può essere credibili, il problema poi è la credibilità sul piano internazionale. Perché l'elite della polizia giudiziaria italiana, in particolare in attenzione, supporto, assistenza sul piano internazionale, perché ripeto, fare una rogatoria a Bogotà, fare una rogatoria a Caracas, non vuol dire niente se tu dall'altra parte non hai i referenti che ti conoscono, che ti apporti, e quindi la credibilità e il rapporto che hai con quelle polizie giudiziarie. E allora la sintesi qual è? Quindi prima rispetto al previsto non è facile, dicevo non si dà per scontato perché in altre realtà io non ho mai rinvenuta una situazione così favorevole e per questo ringrazio, non mi stancherò mai di ringraziare il procuratore Gratteri per aver organizzato l'ambiente della procura distrettuale insieme per mi faccia notare con il governo, una cosa che è ovvia, la sapevo già, il fascicolo è del 2017. Normalmente questi sequestri, come diceva il dottore Gratteri, si fanno sul fascicolo del 2014, 2013, 2017, lì siamo veramente intervenuti immediatamente subito. Alessandro, ci dai dei dettagli più sulla coordinamento e contatti con te? Volevo ringraziare innanzitutto il procuratore per le bellissime parole, i colleghi, il comandante regionale, un'azione fortissima al contrasto delle azioni del crimine organizzato, quindi chiaramente il procuratore di punta in Italia che combatte non essere, come dire, tra virgolette, semplicemente attenzionato da noi, se non procuratore proprio per pensare dallo SCICO di Roma, nel senso che questa organizzazione aveva dei diversi canali in